the Scatman. Skibbidi-bidi, yum-da-do-do. Yum-da-do-do. Skibbidi-bidi, yum-da-do-do. Yum-da-do-do. Skibbidi-bidi, yum-da-do-do. Yum-da-do-do. Skibbidi-bidi, yum-da-do-do. The Scatman. Direttamente dalla prova del cuoco, noi abbiamo Evelina Flacchi. Evelina, tu sei una esperta nutrizionista di tutto quello che è il mangiare bene, sano e per stare in salute. Certo, perché l'alimentazione per il benessere non deve essere punitiva, è importante fare cultura, educare a un'alimentazione corretta fin da piccoli, anche i bambini, perché nella famiglia ci possa essere la coscienza e la consapevolezza di quello che si mette nel piatto, dalla provenienza, perché è importante fare cultura sui prodotti del nostro territorio, su come vengono utilizzati in cucina, perché possiamo avvalorare e aumentare gli effetti protettivi dei cibi se li cuciniamo bene, altrimenti potremmo anche creare degli svantaggi per il nostro organismo se li elaboriamo in modo anomalo. Oggi siamo qui a Cibus Tech 2014 e parliamo di carne, quindi questa carne fa bene, fa male, dobbiamo mangiarla, non dobbiamo mangiarla, la tua opinione? Allora, io parto dal concetto che in senso assoluto non ci siano cibi che fanno male o che facciano bene. Per ogni organismo esiste una alimentazione adatta alla propria reale necessità e al proprio stile di vita. È chiaro che gli eccessi di tutti gli alimenti possono essere ovviamente considerati nocivi. Noi abbiamo delle linee guida da seguire, che sono i 500 grammi alla settimana di carne, possibilmente cotta in modo salutare, non diciamo bruciacchiata piuttosto che ricca di grassi, e tre porzioni di salumi da 50 grammi ognuna, da variare nella settimana. A questa carne è importante abbinare la verdura, perché se la mangiamo in eccesso da sola ovviamente potrebbe non essere salutare. Quindi nell'equilibrio nutrizionale noi dobbiamo considerare le 5 porzioni di frutta e verdura giornaliere, le che arrivano ad essere quindi 34 porzioni alla settimana, e alle 14 porzioni settimanali di proteine di origine animale dalla carne. Poi ci sono delle situazioni, poi anche atteggiamenti ideologici che vanno rispettati, e l'alimentazione in questo caso deve essere personalizzata in relazione alle individuali esigenze. Quindi l'importante è essere consapevoli delle varie possibilità che il nostro territorio ci offre, quindi anche un'alimentazione meno ricca di carne può essere adeguata al benessere, e bisogna stare attenti agli eccessi in tutti i sensi, no? Ma cosa bisogna fare per istruire le mamme, i bambini, noi tutti a mangiare bene? Perché lo sappiamo queste cose, è teoria, ma in pratica come facciamo a fare in modo che ognuno di noi impari veramente a mangiare in modo corretto? Allora, io dal 2000, fine 2008, inizio 2009 sono in un comitato ministeriale del MIUR per l'educazione alimentare. Questo comitato scuola e cibo, adesso cibo e scuola, vuole formare i formatori, perché già i bambini dei 9-10 anni in quarta e quinta elementare possano imparare a conoscere i cibi, soprattutto quelli del nostro territorio, portare
fare informazioni a casa, in modo che se la famiglia non è preparata siano i bambini a fare da tramite educativo, proprio perché le informazioni corrette le ricevono dagli insegnanti. Quindi si sta già lavorando da parecchi anni su questo e qualche cosa già si vede sul territorio. Adesso sicuramente verrà fatta una informazione maggiore in funzione anche dell'Expo a Milano. Bene, grazie. Grazie a voi.